Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi amici e amiche che mi seguite con tanto affetto. Oggi un nuovo video, yeah! La Eli forse ce la fa, non con i tempi di prima, ma insomma, dai, pian pianino con un po' di pazienza. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Io abbastanza bene, diciamo che non sono mega brillante, ma per tante cose, perché sono stanca, perché non sono ancora riuscita a recuperare, perché, ma non ci importa, siamo qui per tenerci un po' di compagnia e oggi con un video sui preferiti dei prodotti finiti, perché questo nuovo modo di mostrarvi quello che mi è piaciuto, perché avevo veramente tantissimi beauty, prodotti beauty finiti. Ma se ve li mostro tutti, qui arriviamo addirittura a Natale. Allora, ho scelto quelli che mi sono piaciuti, che ricomprerei se non avessi una scorta infinita di prodotti, e li condivido con voi. Alcuni sono prodotti abbastanza nuovi. Vi avevo già detto che non sto comprando più nulla perché ho davvero tantissime scorte e mi sembrano soldi buttati via a comprare nuovi prodotti quando ne ho così tanti da utilizzare e quindi vedrete dei prodotti che sicuramente ci saranno ancora, ma dei prodotti che magari non ci saranno più. Uno sicuramente no, perché era già in esaurimento quando ve l'avevo mostrato. La luce di oggi è una luce giallognola, perché qui a Lecco piove che Dio la manda, nevica sulle montagne vicino. Fa molto freddo, è arrivato l'inverno e io ne sono non contenta. Di più, io vivrei sempre in inverno, perché se ho freddo mi copro, se ho caldo mi scopro e finita lì, morta lì. Aggiornamento sulla mamma, tutto bene, abbiamo fatto le visite di controllo sia oncologica, perché lei soffre di una leucemia cronica dell'anziano. Ma è tutto a posto, infatti il controllo è tra un anno se non ci sono dei peggioramenti o qualcosa da rivedere. Poi abbiamo fatto la visita dal cardiologo che l'ha trovata abbastanza bene, ma c'è ancora questa tachicardia molto forte che è quella che le ha provocato l'ictus. E quindi è stata messa in nota tra un mesetto circa per fare la cardioversione. Dovrebbe essere una procedura abbastanza semplice, ma che la riporta un attimo a dei battiti cardiaci abbastanza normali. Nel frattempo gli ha dato una pastiglia tra le tante che prende, perché veramente sono 16 pastiglie al giorno, 17 pastiglie al giorno, che diciamo gli regolarizza il battito cardiaco. Sta abbastanza bene, tanto che ha deciso di andare ancora da sua sorella. Io non ho forzato per nulla questa cosa, lei se l'è sentita, sono giù, si fanno compagnia, vanno molto d'accordo e speriamo non succeda nulla nel frattempo, se no vabbè, insomma le vie del Signore sono infinite, vedremo. Comunque l'ho sentita oggi, tutto bene, continuiamo così e io spero di riuscire in queste 2 settimane in cui lei rimarrà giù fino a prima di Natale di registrare qualche video, voglio un po' di riprendere i miei ritmi normali, anche se mi sento molto confusa, faccio fatica a dormire, alla sera sono sempre abbastanza stanca, ho eliminato tutti gli impegni serali, ho tenuto soltanto il catechismo con i miei bambini perché li stiamo preparando alla prima comunione, quindi questo è un impegno che voglio portare avanti con molto piacere. Tutto il resto, anche per il gruppo missionario e tutti i lavoretti che stavo facendo, proprio stoppato. Ho chiesto alle amiche del gruppo di perdonarmi, ma è stato proprio un periodo abbastanza difficoltoso. Sto lavorando però pian pianino per alcune proposte che faremo questa primavera. Per Natale non sono riuscita a preparare nulla, ma la mia mente in questo momento, come mi diceva ieri la mia amica Simo, sei molto carica dal punto di vista creativo, effettivamente sì. Perché mi rendo conto che comunque è una parte molto importante e prevalente della mia vita, perché io sono così, sono una creativa. E quindi vorrei fare tantissime cose, ho dei tantissimi progetti in mente, ma vabbè, soprattutto adesso il tempo è un po' quello che è. Ma veniamo all'argomento.
del video di oggi. Allora, preferiti tra i finiti. Non sono pochi, perché comunque sapete che io sono un'esosa, non sono capace di scegliere poche cose, ma vi farò vedere, allora, di tutti comunque i finiti che ho avuto, non c'è stato praticamente nulla che non mi sia piaciuto. Li ricomprerei tutti, assolutamente sì. Alcuni, se magari trovo un'occasione, li comprerei anche se ho già delle scorte. Alcuni li ricomprerei quando le mie scorte saranno terminate. Quindi, mai praticamente. Ma iniziamo. Allora, vi metto a confronto i soliti deodoranti, che sapete che sono il mio prodotto preferito. Allora, come al solito, vabbè, i Dove sono fenomenali per la mia tipologia di sudorazione, soprattutto in questo periodo di menopausa. Quindi io ho provato ancora i Dove, quelli nel formato normale, poi c'erano in offerta il Tigotà, questi ne ho comprati 3 o 4 e li ho trovati buoni allo stesso modo. Ma devo dire, di pari qualità, anche se magari il prezzo è leggermente inferiore, soprattutto questo di Balea, l'ho trovato buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Questo lo trovate sia online sul negozio DM sia nei negozi fisici. Parlando di DM, settimana prossima io e la mia collega Lella andremo a fare una visitina al negozio che c'è nella Bergamasca. E quindi penso di comprare, se lo trovo ancora, questo deodorante perché l'ho trovato veramente molto buono, protegge bene. Una buona profumazione, resiste ai vari lavaggi della giornata e quindi è perfetto, non irrita la pelle, ha un profumo molto delicato, floreale, buonissimo. Come mi sono trovata benissimo con Infasil, ma forse ve l'avevo già detto perché non è il primo che provo e io i deodoranti ne compro sempre in gran quantità perché essendo comunque in quattro in questo momento in casa perché Pietro è fuori casa, ne consumiamo davvero, davvero tantissimi. Questo era veramente molto, molto buono. Proteggeva un sacco e potevate lavarvi anche 2 o 3 volte nella giornata senza rispruzzarlo e il sudore, l'odore di sudore proprio non si sentiva. Quindi, assolutamente promossi questi due che sono entrati nuovi, nuovi nella mia top 10 dei deodoranti. Poi, questo l'avete visto e rivisto, ma come al solito lo consiglio perché magari per chi passa, le papere fa niente, per chi passa per la prima volta dal mio canale, io ho i capelli, come potete vedere, che ormai virano al giallo, ma devo andare dal parrucchiere e andrò settimana prossima per le vacanze, per Natale, almeno avrò i capelli in ordine e quindi cerco sempre di togliere. Togliere è una grossa parola, comunque di cercare di non farli diventare troppo gialli in modo che sembro una che fuma come una ciminiera, anche se fumo, vi devo dire che in questo periodo lo so, ammetto una mia colpa, ma in questo periodo sono ritornata comunque a fumare abbastanza e devo cercare, non dico di smettere perché sono sicura che non ce la farò in breve tempo, ma quantomeno a diminuire la mia quantità di sigarette giornaliera. E quindi vi dicevo, questi fanno parte ormai, dopo averli scoperti, grazie a Elisabetta R, al DM, ne ho sempre 3 o 4 in scorta perché sono buonissimi, come i balsami, e sono perfetti per i capelli decolorati. E poi la mia maschera, della Wella, questa volta, molto molto buona, ne ho finite 2 o 3, questa ve la faccio vedere. Io me la faccio circa una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, magari all'inizio quando i capelli hanno ancora la tinta fatta dal parrucchiere un po' meno, poi quando si avvicina il momento in cui devo andare dal parrucchiere, devo trovare il tempo, la faccio magari una volta alla settimana. Mi trovo molto bene, lascio i capelli sempre molto morbidi, belli vaporosi, sono dei prodotti eccezionali, eccezionali, veramente, come diceva Abatantuomo. Poi, passiamo ai detergenti intimi. Allora, devo dire che mi ha lasciato veramente stupita la delicatezza di questo detergente. Questi della linea della Conad Essenzie, boh, non lo so come si dice, fate un po' voi. Tant'è che l'ho consigliato a mia mamma e sapete che mia mamma è sempre un po'
Casamaron, perché tutto quello che io gli consiglio non gli va mai bene, e invece me li ha fatti ricomprare, quindi vuol dire che si è trovata benissimo. Allora, sono di 4 o 5 tipologie, io le ho provate tutte, sono tutte buonissime. Ce n'è una che è leggermente rinfrescante e quella la uso d'estate, che ha dentro la menta, la melissa e qualcos'altro. Quella dà proprio quella sensazione di freschezza, non come il chili, però ecco, dà una sensazione di freschezza così. Questa è molto molto delicata e molto lenitiva. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. E mi sono trovata molto bene anche con questo Natura Verde, Natural Beauty, camomilla, detergente intimo, lenitivo, con pH 3.5 e 95% di ingredienti naturali. Questo non mi ricordo se l'avevo comprato al Tigotà o se l'avevo comprato da acqua e sapone. Forse l'avevo comprato da acqua e sapone, però costava, se non ricordo male, poco meno di un euro o 1,05 euro, 1,10 euro, che ho detto vabbè, lo provo, e infatti devo dire che mi sono trovata benissimo, quindi anche questi saranno degli articoli che ricomprerò. Questi ne ho sempre in scorta, quando vado, quando ne ho uno in scorta vado e ne ricompro due o tre sempre, e mi piacciono tantissimo. Poi, bagno schiuma, buonissimo, me l'ha regalato la mia Lucy per la festa della mamma, non mi ricordo più, li trovate al Tigotà, questo alla mela, vi sembra di essere in un meleto della Val di Non, quella mela gialla, bella succosa, con la buccia delicata, è proprio la mela gialla, è buonissimo, cioè quando voi vi lavate tutto il bagno, scusate, tutto il bagno profuma. Doccia e bagno schiuma, 98% di ingredienti naturali con estratto di mele rigenerante, il meleto della Biolis Nature, buonissimo, veramente un prodotto che ricomprerò sicuramente. Altro bagno schiuma ottimo, che ho finito, della Yves Rocher, questo non mi ricordo più a che cos'era e non ci vedo neanche più, 94% di ingredienti naturali, di questo ne avrei un altro in scorta. Pelle sensibile, viso e corpo, io l'ho utilizzato solo sul corpo, l'ha utilizzato anche il Mauri, non mi ha detto niente, a lui queste cose qua un po' profumate da donna non è che gli piacciono, ma io glieli caccio dentro nella doccia e lui li usa da bravo consumatore. Comunque tutti i prodotti della Yves Rocher mi piacciono tantissimo e questo è uguale. Viso, adesso abbiamo un po' di cose per il viso. Allora, un tonico che mi è non piaciuto di più, buonissimo, dell'Oreal, questo qui, Age Perfect, tonico rinfrescante per pelle luminosa, anticedimento e antifatica. Oddio, adesso che un tonico sia anticedimento e antifatica, questo non ve lo so dire, non sono così esperta. Ma devo dire che questo tonico l'ho utilizzato praticamente verso la fine dell'estate e l'ho finito settimana scorsa, due settimane fa. Ne ho iniziato un altro, sempre dell'Oreal, che mi piace un botto. Ha un profumo che è delizioso, prima cosa. E quando voi lo mettete sul viso, vi lascia la pelle bella liscia, bella polposa. Poi io ne metto in abbondanza di tonico, me lo metto sulle mani, ma tanto, e poi me lo spacciacco sulla faccia, sia la mattina che la sera. La mattina, che non ho tantissimo tempo, cosa faccio? Mi metto il tonico, vado in camera, apro le finestre, metto fuori i cuscini, tiro indietro il letto e nel frattempo si asciuga bene. E comunque quando poi voi applicate la crema, sentite che sotto c'è qualcos'altro. Mi è piaciuto tantissimo, lo ricomprerò sicuramente, sì, buono. Poi, questa ve l'avevo già detta, era nei miei preferiti, se non mi sbaglio, questa con il succo d'ananas, acqua micellare, qua è tutto scritto in polacco, penso, non lo so, di Bielenda, è un'acqua micellare ed è favolosa, ananas, freschissima, l'ho utilizzata con estremo piacere per tutta l'estate. Delicata, non irrita nulla, strucca occhi, strucca faccia, è vero che d'estate non mi trucco praticamente pochissimo,
Però devo dire che per il mio trucco, anche dopo l'estate, funziona benissimo. Poi io comunque ripasso sempre per gli occhi il mio struccante occhi quando li trucco, perché altrimenti poi mi si bruciano, mi si screpolano. Sapete che io ho le palpebre sensibili, quindi tutta una menata che non finisce più. E vi devo dire che questa è favolosa, anche perché è un bottigliozzo di 500 ml, vi dura tanto, molto 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 buona. La ricomprerò assolutamente sì. Altra acqua micellare che mi è piaciuta è questa della Sien, rinfrescante, strucca e deterge viso, occhi e labbra, è vero, strucca molto bene, è molto delicata. Allora, io so che a tanti piace questo dosatore Pump, a me è il miasmia, fa una fatica, cioè metto sul dischetto e schiscia, 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 e vabbè, niente, io preferirei alla moda vecchia o con il dosatore così, o addirittura che verso giù e che mi rimanga sul mio dischetto, ecco. Sì, costa una stupidata, né, ragazzi? Quindi voglio dire, passiamoci anche sopra. Comunque, un prodotto davvero molto molto buono. Ho visto che c'è di un altro tipo, sono andata l'altro giorno all'LD, ma sono stata veramente molto 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 brava. E non ho comprato nulla, nulla, anche perché veramente adesso ottimizzo il tempo della spesa e ci vado una volta ogni 10 giorni, perché tanto i negozietti per il fresco, per il pane, ce l'ho fuori dal lavoro. Mi piace anche sostenere le piccole attività del quartiere, e mi sembra anche giusto, visto che mio figlio lavora in un piccolo negozio di alimentare che sta sopravvivendo a tutti i supermercati. Quindi un appello, non perché è mio figlio, però davvero cerchiamo anche di valorizzare queste piccole chicche che fanno dei servizi anche utili, portano la spesa agli anziani. Si paga una volta ogni tanto, perché so che si fa ancora così, una volta al mese. Ecco, c'è questo contatto umano, questa relazione con il gestore del negozio, con chi ci lavora, che nei supermercati non abbiamo. E io apprezzo moltissimo queste cose, mi piacciono tantissimo, mi piacciono i rapporti umani, le relazioni, vere, gli incontri dove si sta lì un attimo, si ha del tempo, si chiacchiera, cosa prepari tu a Natale. Nei supermercati questa cosa ovviamente non può esserci, perché faremmo perdere del tempo a chi è lì a lavorare e cerca di pam 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 arrivare a fine giornata. Quindi sosteniamo i piccoli negozi dei nostri quartieri, sono dei gioielli che non vanno persi, altrimenti se tutti vanno al supermercato, tutti vanno nelle grossissime aziende, queste realtà del territorio vanno a scomparire, e sarebbe davvero brutto brutto brutto. Ritorniamo ai nostri prodotti. Questo ve l'avevo fatto vedere tantissimo tempo fa, ma tantissimo. Finalmente è finito. È finito. Mi è piaciuto, l'ho usato alla fine anche sulle mani perché non ne potevo più. Lo ricomprerò. Questo è l'unico che, nonostante mi sia piaciuto, io non ricomprerei. Perché? Perché non finisce mai. E io voglio avere dei prodotti che alla fine, cioè che posso cambiare, insomma. Quindi per chi vuole avere un prodotto buono, ottimo, che ha una durata pazzesca, io vi consiglio questo detergente della Roc, buonissimo, mi è proprio piaciuto tanto, l'ho comprato al Tigotà, se non ricordo male. Poi ecco, questo era quel prodotto che vi dicevo che ho finito con estremo dispiacere, perché è un primer che mi è piaciuto tantissimo, ma che probabilmente non ci sarà più. Era già in esaurimento videi e videi fa, forse prima dell'estate ve l'avevo fatto vedere, un primer della Rimmel che se dovessi ritrovare lo ricomprerei sicuramente, perché mi è piaciuto davvero tanto. Questo era nei miei cassetti da anni, veramente, probabilmente da anni, ma ha sempre fatto il suo sporco lavoro e non mi ha mai dato nessun tipo di problema alla pelle. E adesso veniamo a questo era questo. Sto utilizzando anche tutti i prodotti che ho trovato nei vari calendari dell'avvento dell'anno scorso. Quest'anno sono stata non brava alla milionesima potenza, sono stata bravissima. Non ho comprato nessun calendario dell'avvento di beauty. Ho comprato un calendario dell'avvento con quattro pacchetti da fior di lana, e ci saranno dentro dei filati e qualche
qualche altra cosina relativa ai filati, ma lo aprirò domenica perché è per le 4 domeniche dell'avvento del mese di Natale e poi c'è un pacchettino per Natale. Quindi non ho comprato nulla di calendari dell'avvento, non penso di comprarli, anche perché oggi è il 1° di dicembre, quindi sarebbe sciocco comprarli poi, perché vorrei veramente finire tutte le cose che ho in giro. Sono davvero troppe, 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 troppe. E quindi sono stata molto brava. Molto parsimoniosa. Questo era uno shampoo, non ricordo perché, shampoo al monoi, che poi magari sarebbe anche prettamente estivo, è buono, ha lavato bene i capelli, ragazzi, un profumo, cioè quando sono uscita e li ho asciugati, ero il monoi. Profuma tantissimo, questa linea è tutta davvero molto molto profumata. Io ho sia l'olio corpo che lo spray che l'acqua profumata, è una linea bomba, buonissima, a me piace tantissimo. Ecco, se vi piacciono i profumi un po' più delicati, questa linea di Yves Rocher al Monoi, anche no, perché è bella strong, però mi è piaciuto molto e poi il loro packaging è sempre meraviglioso, diciamocelo, veramente bellissimo. Ho finito poi 4 sieri per il viso. Allora, questo ce l'avevo in uso da tantissimo, della Nakomi, è un siero molto acquoso al cocco, un siero buonissimo, molto leggero, io lo utilizzavo alla mattina sotto la crema viso, non unge, si asciuga, ha un profumo delicato di cocco, vediamo se c'è ancora qualcosa, è un siero che mi è piaciuto tanto, è stato uno dei primi che ho acquistato, poi ho aperto e ho utilizzato dopo, però buono buono buono, con sodium ialuronato, acqua di cocco, quindi ha questo profumo molto fresco, molto leggero, sulla pelle è davvero molto molto leggero, si asciuga, non unge, non fa diventare la pelle troppo grassa, un ottimo siero che potrei ricomprare assolutamente sì. Un siero invece che mi è strapiaciuto, ma anche questo ve l'avevo fatto vedere nei preferiti di qualche tempo fa, il Mattifying Serum alla polvere di bambù di Wycon, mi è non piaciuto, di più strapiaciuto, buonissimo. Allora, ha una consistenza abbastanza densa, densa, densa. Tant'è che alla fine l'ho dovuto capovolgere perché non faceva fatica. Io sono un po' sfortunata con le pompette, tutte le pompette che ho in giro non è che mi funzionino più di tanto. Buono, lo usavo molte volte proprio anche come primer, cioè faceva il lavoro del primer sotto la crema viso e sotto la crema solare, buonissimo, lattiginoso, sentite all'interno quando ve lo spalmate sul viso la polvere di bambù, la sentite, è impercettibile, però comunque leggermente granuloso, poi si asciuga e vi regala questa tonicità al viso che secondo me è adatta a persone che hanno la pelle mista grassa come la mia. Chi ha la pelle secca potrebbe seccare un po' tanto, ma l'ho trovato un ottimo prodotto e sicuramente questo lo ricomprerò anche se ho delle scorte, ma questo mi è piaciuto tanto tanto tanto, davvero un ottimo prodotto. Altro prodotto ottimo, ve l'ho detto che sono io che sono super ottimista e molto buona, però mi sono trovata bene con tutti questi prodotti, è il Sebo Vegetal di Yves Rocher, anche questo è un siero essence riequilibrante, antiossidante, adatto alle pelli misto-grasse, alle pelli con impurità. Io di impurità non ne ho più, ma la pelle misto-grassa comunque mi è rimasta. Un siero molto leggero, molto fresco, che vi dà così un tocco di brio. Anche questo io lo mettevo alla mattina. Praticamente non ha profumo, un siero buonissimo e se non ricordo male di questo devo avere in giro 2-3 campioncini, un pochino più piccolini ma che hanno dentro comunque un pochino di prodotto, quindi questo ve lo consiglio, è un prodotto ottimo, 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 so che costano leggermente di più però insomma se vogliamo comprare dei prodotti buoni, a volte magari facciamo anche qualche piccolo sacrificio, non è che costino centinaia di euro, eh.
Ultimo, perché poi ho dei profumi, ma per i profumi vi faccio un video a parte perché ne ho finiti una decina, qui ci profumiamo come se non ci fosse un domani. E vi avevo detto che anche questo mi era piaciuto tantissimo e infatti così è il Revitalif Laser con retinolo di L'Oréal. Io sono molto affezionata alla marca L'Oréal, mi piace tanto per tutti i prodotti, corpo, viso, capelli, mi sono sempre trovata benissimo, trovo che i prezzi siano abbordabili, soprattutto quando li troviamo in sconto, quando magari io ho gli sconti di Tigotano 10 euro su 25 euro di spesa o queste cose qua, vado e mi faccio la scorta. Di questa linea dovrei avere anche la crema e anche qualcos'altro, forse il contorno occhi, però io con questo prodotto mi sono trovata veramente veramente bene. Questo lo utilizzavo alla sera. Poi, proprio nella confezione ci sono le indicazioni: si inizia con un dosaggio più basso, in una settimana lo si usa un giorno, poi 2 giorni, poi tre, poi quattro, per vedere poi se la pelle vi dà qualche problematica con il retinolo. A me non ha dato nessun tipo di problema, mi è piaciuto tantissimo. Ho finito, non ho più nulla da farvi vedere, vi saluto, spero nei prossimi giorni di riuscire a girare qualche altro videuzzo, ho in programma quello dei pomeriggi autunnali, perché sono andata alla Cerevia Sgarbi e ho acquistato delle candele con delle profumazioni fantasmagoriche. Ne ho una qui accesa, piccolina, 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 ve la faccio vedere, ma sì, dai, ve la faccio vedere. Vediamo se non ci scottiamo. Questa me l'hanno regalata loro sugli acquisti che ho fatto. Ed è la Spa Moments Spa Relaxion. Ha un profumo meraviglioso. È molto molto carina, ha un colore spettacolare, il profumo anche. Ci sono tutte queste piccole giare che costano 3 euro e io lo ribadisco, secondo me sono molto molto simili a quelle super rinomate. E infatti io adesso compro queste che costano la metà. E quindi ho un po' di cosine da raccontarvi, da farvi vedere, pomeriggio in compagnia magari di una tisana, di un libro, di una candela e di un profumo e cercheremo di legare con questi quattro articoli l'intera puntata del video. Vi saluto, non ho più nulla da dirvi, sarà stato più corto degli altri, ma speriamo. Vi abbraccio, vi auguro un sereno fine settimana, domani dovrebbe piovere ancora, ma poi domenica dovrebbe essere meglio, io ho intenzione di non uscire di casa. Perché devo finire un po' di regalucci di Natale, fatti a maglia, fatti all'uncinetto, devo fare qualche esperimento di tecniche che sto provando, dovrei anche pulire i vetri, ma sì, ma possiamo anche lasciarli così, chi se ne frega, tanto ormai nessuno mi sistema la casa, se non il povero Paolo Mauri, che è l'addetto ai vetri, perché io non riesco con la mia spalla a pulirli. Ebbene, cerchiamo di fare qualcosa che ci regali gioia. Cerchiamo e ricordiamoci di fare sempre un piccolo gesto gratuito che regali bellezza, che regali un sorriso, che faccia star bene qualcun altro. Ci avviciniamo a Natale, dovremmo farlo tutto l'anno, ma ci avviciniamo a Natale e ci sono tante situazioni intorno a noi che provocano dolore, sofferenza e quindi niente. Ho una bella notizia da darvi. La mia famiglia cilena aspetta il terzo bimbo. Nascerà a maggio, come la sottoscritta. Forse un maschietto, divento quasi nonna. Forse un maschietto, per ora sta andando tutto bene bene. E quindi io ho già tirato fuori filati per fare copertine, calzine, maglioncini. Ci stiamo preparando a questo bellissimo dono e poi loro ripartiranno probabilmente a settembre del 2024 e ritorneranno dalle loro famiglie e nel loro paese per continuare là, però insomma finché sono qua ce li godiamo per bene. E quindi sarà anche Natale con una bella sorpresina e con i bambini intorno a noi.
Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, fate qualcosa che vi regali gioia e spensieratezza e ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie!